Ciao, ciao e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, sono in compagnia di un caro amico, Simone Talamo. Ciao a tutti, piacere. E siamo qui, ci siamo conosciuti qualche ora fa, dal vivo. Dal vivo. E niente, siamo arrivati adesso, diciamo, in montagna, siamo pronti per pernottare. Ci siamo conosciuti tramite il gruppo Facebook che ho creato, Bushcrafter Crew, che in descrizione allegherò il link come fanno tutti i youtuber bravi. Bravi, noi non siamo bravi, io non sono bravo. Ci proviamo. E quindi niente, adesso cominciamo questa avventura. Ci siamo conosciuti, io sono di Roma e l'ho raggiunto, sono partito questa mattina presto. E niente, oggi cominciamo questa avventura, facciamo un po' di video, un po' di cose. E vi teniamo compagnia e ci tenete compagnia oggi. Oggi siamo sempre sulla catena dei Monti Sibillini e Monti della Laga. In questo momento abbiamo fatto un trekking sul sentiero CAI 501 che porta da Monte San Giacomo, poi fa l'Anello fino a Monte Girella. Abbiamo deciso di pernottare qui, quindi faremo un pernotto in tenda, mangeremo pranzo, cena, caffè, colazione, aperitivo, eccetera eccetera. Abbiamo portato il vino. Ovviamente anche, che un buon vino, magari se stasera, stanotte riusciamo, facciamo anche un buon vin brulè. E quindi ecco, che dire, io sono contentissimo, Simone mi ha raggiunto qui a casa mia. Io più contento di lui. Noi ci siamo conosciuti su questo bellissimo gruppo che si chiama Bushcrafter Crew, su di Facebook. Ci sono tantissimi iscritti che tra l'altro vogliamo l'occasione per salutarli. Ciao a tutti gli iscritti, siamo arrivati a 1100, non lo so, mi date un gran bel da fare, ecco. Però sono iper contento perché, appunto, come ho detto più volte, quando si passa dall'online all'offline, diciamo che scatta la magia. Come adesso da zero ho creato un gruppo, un blog eccetera, e adesso ho conosciuto lui e poi spero di conoscere quanta più gente possibile. Quindi questo è poi il bello, diciamo, di una cosa online. Se rimane solo online, diciamo che non serve a niente. Esatto, non serve a niente. La cosa più bella, come dico sempre io, è va bene il video, va bene il gruppo, va bene tutto, ma la cosa più bella è stare qui in mezzo alle montagne e godersi veramente questa bellissima passione che tutti quanti abbiamo dell'outdoor, della bushcraft e quant'altro. Va bene ragazzi, adesso iniziamo a fare sì, cose serie. Che dire, buona visione, ciao. American girls, it's sad to imagine a world without you. Ragazzi, noi ci prepariamo qualcosa da mangiare, ci prepareremo un risotto ai funghi porcini, classico, di questi, vabbè non faccio vedere la marca, però comunque di questi già pronti,
base di sogno, un po' d'olio e mettiamo in padella. Là ci sta il pepe nero, peperoncino rigorosamente calabrese, ok, aperitivino, vai. Un po' di formaggio buono, allora ragazzi, noi ci facciamo piccolo aperitivino, tutta roba buona, genuina, siamo in alta montagna, questo è formaggio di montagna, pancetta di Valdobbiadene e poi questo è il pane nostro di Ascoli, buonissimo. Buon appetito! Bel vinello, rosso piceno, top! Non potevamo fare un aperitivo senza il vino, sembrava ovvio. Per forza. Speriamo che avanzi per stanotte, per stasera, poi sì. Avanza? Facciamo in modo che avanzi. Va bene. E ragazzi, noi abbiamo fatto un ottimo pranzo, abbiamo mangiato bene, adesso ci facciamo un buon caffè con la moca e poi andiamo a preparare un po' di legno, ci prepariamo per la notte, qui abbiamo allestito, poi dopo magari vi faccio vedere più nel dettaglio, abbiamo allestito un fuoco, meglio, abbiamo messo le pietre per far sì che le fiamme non vadano oltre, quindi poi qui avremo il fuoco, le tende sono dietro, quindi la distanza c'è, lo terremo acceso tutta la notte, anche perché qui comunque ci sono molti animali selvatici. Abbiamo avuto modo prima di vederne uno, speriamo di riuscirvelo a far vedere anche a voi, o perlomeno o ve lo facciamo vedere o ve lo facciamo sentire, quindi vediamo appena lo ribecchiamo. Abbiamo comunque visto delle tracce, delle cose, qui ci sta, dopo quando ci andiamo nel bosco, poi ve lo faccio vedere, ci stava una traccia di un passaggio di un probabile lupo italiano, cioè del pelo attaccato a dei rami, insomma, la montagna questa è così, e poi comunque qui siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, quindi prepariamo un buon caffè e a tra poco. Caffè pronto, ci prendiamo un buon caffè di zucchero, ok, questo proprio stile bushcraft. Salute, in serenità in mezzo al bosco. Com'era? Ci siamo fatti mancare niente, molto molto buono. Andiamo a fare un po' di legno? Forza. Ok, ci seguite? Andiamo a fare un po' di legna. Andiamo? Andiamo, va.
abbiamo fatto una piccola panchina, così possiamo stare davanti al fuoco, cucinare bene, eccetera eccetera. Un bel tronco caduto, abbiamo fatto 4 punte laterali, così rimane bello fermo, e adesso ci tocca tagliare tutta la legna e prepararci per stanotte. Allora ragazzi, noi siamo preparati un bel campo, come avete potuto vedere qui abbiamo fatto una piccola panca, qui abbiamo la lanterna per stanotte, adesso ci è venuta voglia di farci un tè. È anche ora, anche perché ci scalda, visto che già le temperature stanno scendendo abbastanza velocemente, e quindi il tè ci sta tutto. Sì, bello caldo, un po' di limone preciso, e poi aspettiamo le tenebre e iniziamo. Senso buono, speriamo niente di negativo, insomma, però. E vediamo un attimo di prepararci qualcosa di veramente bushcraft. Ce la siamo fatti, ci rilassiamo un attimo e poi iniziamo a pensare un attimo al fuoco. È inutile dire che qua si sta benissimo, è bellissimo, sicuramente tanti ci invideranno, e visto che ci invidiate, fate come noi. Basterebbe anche cominciare dalle cose semplici, non per forza bisogna fare bravo survival, andare a fare sopravvivenza, non serve, cioè cominciate da cose semplici, andate al primo monte che avete vicino casa, vi fermate vicino e pranzate fuori, fate un piccolo fuoco, cioè cominciate dalle basi e poi sicuramente approfondite, perché è oggettivamente una cosa che piace. Poi ognuno vive il bushcraft come meglio crede, però per cominciare non serve chissà quanta, diciamo, attrezzatura speciale o chissà quanto, cioè è un campeggio libero, fatelo in sicurezza, però iniziate, perché se vi fate fermare dalla paura, rimanete lì a casa a guardare i video delle persone che lo fanno e vi dite un giorno lo farò. Cominciate e uscite di casa, assolutamente, uscite di casa, provateci, e poi continuate a guardare i nostri video. Allora ragazzi, il fuoco è acceso, noi siamo pronti, tra un po' iniziamo a prepararci qualcosa per cena, è calata giù la notte,
le temperature si sono abbassate notevolmente, ho già messo i guanti e fra un po' iniziamo a cucinare. Allora ragazzi, vi spiego un attimo come siamo messi. Qui stiamo facendo, abbiamo un'ottima brace, non so se si vede, perfetto. Qui stiamo facendo due zuppe, Simone, eccolo qua. La mia zuppa ve la faccio vedere subito. Eccola qui. Oppela. Eccola qua. Un'ottima zuppa calda. Ok, adesso invece la brace. Che dire? Buon appetito. Allora, noi ci stiamo mangiando un'ottima zuppa. Quindi Simo, fuoco acceso. Freddo? Ci abbiamo il primo e il secondo, neanche troppo, dai. Oh, un po' di vinello. Vino. Un po' di vinello, salute. La salute. Ai Salute. Monti Sibillini. Salute anche a voi. Scusate il fumo, però anche questo Vabbè, fa parte del del bushcraft. bushcraft, anzi, forse una delle parti, diciamo, immancabili è il fumo. Assolutamente sì. Signori, buon appetito e Buona, buona cena. buon appetito. Ok ragazzi, noi abbiamo fatto cena, siamo stati benissimo, naturalmente adesso le temperature sono veramente basse, siamo intorno ai 0 gradi, è notte fonda, vi faccio vedere un attimo che è completamente buio, qui abbiamo sempre il fuoco acceso. Lampada accesa, comunque terremo tutta la notte il fuoco acceso perché vabbè, sia per gli animali sia per una serie di cose, anche perché comunque sia siamo in alta montagna e qui c'è molta fauna selvatica bellissima da vedere, insomma, e tutto quanto, però nello stesso tempo a volte può essere anche pericolosa. Quindi niente, adesso andiamo in tenda, andiamo a dormire e poi ci vediamo domani mattina. Per il momento, buonanotte. Facciamo un saluto anche a Simone che sta qui. Eccolo. Che mi vedo più o meno, mamma mia, Dai, tutto rosso. è buio forte, ormai E ora andiamo a dormire. andrò a dormire. Va bene, Allora, un ragazzi. saluto a tutti gli iscritti di Davide e un abbraccio e buonanotte. Noi ci Buonanotte. vediamo domani mattina e facciamo colazione. Buongiorno ragazzi, ci siamo appena alzati, sono le 6:45 del mattino, abbiamo dormito bene, tirato solo un po' di vento stanotte, quindi dava fastidio un po' il rumore del vento sulle tende, però se no si stava benissimo. Va bene, usciamo e ci prepariamo una colazione. Vi faccio vedere anche l'alba qui. Com'è? Guardate un po'. La lanterna è rimasta tutta la notte accesa. Ci prepariamo una buona colazione. C'erano dei rami a terra.
seguito di forte vento. Pure stanotte ha tirato molto vento. Ok ragazzi, finalmente è uscito il sole. Finalmente. Noi abbiamo fatto un'ottima colazione, abbiamo preso anche il caffè. Adesso è arrivato il momento di salutarci. È stato veramente due giorni bellissimi insieme a Simone. Naturalmente vi consiglio assolutamente di seguire la pagina Facebook Bushcrafter Crew. Poi vi allego il link in descrizione e adesso ci apprestiamo a smontare tutto, naturalmente a ripulire il nostro campo, riportarlo in origine e andiamo via, torniamo a casa. Quindi che dire, vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, fatelo, lasciate un like assolutamente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.